bisogna distruggere le navi, ma senza che su quelle navi ci siano delle vite umane, evidentemente, perché il blocco navale è un'altra cosa. Il blocco navale si realizza quando le navi sono già partite e quindi c'è anche un tema di acque internazionali, per cui sono delle grandi stupidaggini. Bisogna fare in modo che questi barconi, di questi sciacalli, non possano partire da quelle coste. È l'idea che andava per la maggiore nelle scorse ore, rilanciata dalla candidata alla guida del Veneto per il centro-sinistra Alessandra Moretti, proprio mentre Renzi riferiva in aula alla Camera prima dell'atteso vertice straordinario sull'emergenza profughi in Europa, all'indomani della strage di Lampedusa costata la vita a centinaia di immigrati. Dopo quell'accordo niente è stato fatto. La Regione Veneto ha preso dallo Stato milioni di euro per attrezzare le città e per non far ricadere sui sindaci tutta la responsabilità, come sta accadendo in questi giorni, e non ha fatto nulla. Come sempre l'immobilismo di Luca Zaia ci ha paralizzati un'altra volta e ci ha messo in una condizione di emergenza. Lo stesso Premier al New York Times poi ammette: non tutti i passeggeri sulle imbarcazioni dei trafficanti sono famiglie innocenti. Da Roma si pensa di chiedere al Consiglio di sicurezza dell'ONU addirittura il blocco economico e quello navale. Decisioni che saranno prese nelle prossime ore, ma i veneti, conclude la Moretti, sanno accogliere ed essere solidali. Il popolo veneto è un popolo che è partito tanti anni fa con le valigie di cartone per andare alla ricerca di una speranza e di una vita migliore. E il popolo veneto sa che cos'è la fatica, che cos'è la fame, che cos'è la sofferenza.